Gianni, sei stato una delle bandiere aquilotte. In quanto spezzino, cosa ha significato per te indossare la maglia bianca? Ma una grandissima soddisfazione, diciamo così, anche un sogno da bambino. Io calcisticamente nasco nel Rebocco, dove il quartiere dove abitavo, e a 13 anni gli osservatori dello Spezia, che faceva la Serie C, sono venuti a vedermi e mi hanno preso, mi hanno portato nelle giovanili dello Spezia, dove ho fatto tutta la trafila, giovanissimi allievi Beretti, fino a poi a giocare in Serie C. E quali sono stati per te i momenti più belli vissuti con la maglia dello Spezia? Ma sì, senz'altro il primo anno di Serie C, dove abbiamo vinto il campionato, seppur dopo che la rondinella era stata scoperta per una... aveva, diciamo così, truccato una partita, noi siamo arrivati dietro alla rondinella e in estate la Lega ci ha dato a noi la vittoria del campionato. È stato un campionato bellissimo per quel che mi riguarda. E nella squadra c'erano parecchi spezzini, fra cui il sottoscritto, Fazio, Sassarini e qualche altro ragazzo che ha dato, insomma, il contributo alla vittoria del campionato. Cosa ricordi del tuo esordio? L'esordio che, insomma, in Serie C me lo ricordo perché ho fatto gol alla seconda azione di quando sono entrato nel secondo tempo. Il mister era Mazzanti e giocavamo contro il Montecatini al Picco. C'erano più di 6.000 persone, insomma, per un ragazzo che viene da Rebocco l'emozione era tanta. È stata un'azione corale in cui la palla è passata da Rossinelli a Fazio, poi a Bongiorni sulla fascia e io ho seguito tutta l'azione. Ho tagliato il campo e ho fatto, insomma, un colpo di testa, abbiamo vinto 1-0, un colpo di testa che si è infilato all'incrocio dei pali e lì sono andato in estasi. E da Spezzino che consiglio ti senti di dare a Bastoni, Maggiore e Vignali? Ma consiglio non me la sento perché, insomma, loro giocano in Serie A, noi giocavamo in Serie C e quindi la differenza c'è. L'unica cosa è che bisogna sempre ricordarsi da dove si proviene. Quindi anche loro hanno fatto la loro gavetta, adesso sono in Serie A e senza montarsi la testa bisogna andare avanti e cercare di migliorarsi ogni volta, ogni allenamento. E ti saresti mai aspettato di vedere lo Spezia in Serie A? Ma l'anno scorso sul finale di campionato sì, perché lo Spezia era una bellissima squadra, giocava bene, ha avuto un pochettino di fortuna, diciamo così, negli episodi finali, nelle due partite contro il Frosinone e se l'è meritato, insomma, questa vittoria del campionato di Serie B per poi andare in Serie A. È una grossa soddisfazione per tutta la città, per tutti gli spezzini. Perché insomma erano più di 50 anni che lo Spezia, forse molti di più. Come hai vissuto proprio la promozione dello Spezia? Cioè, cosa ricordi di quella finale contro il Frosinone? Ricordo la sofferenza degli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora, dove forse eravamo un pochettino troppo chiusi. E forse qualche giocatore un po' stanco. E mi fa piacere che è stato l'episodio del 92esimo, 93esimo della partita in cui Vignali, che è un giocatore di Spezia, ha salvato quella palla sulla riga e che ha dato la promozione. Per quanto visto finora, secondo te lo Spezia può coltivare il sogno della permanenza in Serie Come gioco, come forza della squadra, come gruppo, penso di sì e spero di sì. Poi abbiamo uno staff preparato, io ho seguito anche qualche allenamento, sono andato a vederli, insomma sono veramente all'avanguardia. Diciamo così, una parentesi, ai nostri tempi c'era l'allenatore
in prima e c'era i preparatori dei portieri, basta. Sono andato a vedere l'allenamento dello Spezia, non sapevo chi era l'allenatore perché c'erano 10 persone con la tuta d'allenatore che allena i difensori, che allena gli attaccanti, che allena gli infortunati, che allena la tecnica, che allena la forza. Alla fine mi ha detto quello lì è italiano. Ai nostri tempi c'era solo un allenatore e basta. E cosa ne pensi della partita contro la Juve? Sono gli episodi che fanno la differenza. Complessivamente, se si va a analizzare a bocce ferme, ha detto bene il mister italiano, la partita è stata anche buona, discreta, ma certi errori che si fanno in categorie inferiori in Serie A vengono pagati il massimo, per cui quando affronti giocatori come Morata, come Ronaldo, Bernardeschi, basta un metro, mezzo metro di spazio, questi qui ti puniscono. E abbiamo avuto anche qualche occasione per fare gol, non c'è stata quella cattiveria giusta, quella fortuna anche, ma io penso che non sono queste le partite che deve permettere allo Spezia di salvarsi. Sono gli scontri diretti con le squadre alla portata, le squadre che sono con i punti più o meno come lo Spezia. Partite come il Milan ne capita una volta all'anno, quindi la sconfitta ci stava tutta, via. E lo Spezia è guidato da un allenatore come italiano che viene da due promozioni, una con il Trapani e una con lo Spezia. Che impressione ti ha fatto? Ma sì, è un allenatore molto coraggioso, con idee all'avanguardia, e fa giocare la squadra. Quello che ho notato, che mi ha favorevolmente impressionato, è che chiunque giochi, perché la rosa è molto ampia, poi adesso magari a gennaio è stata un pochino ridimensionata, ma chiunque gioca sa quello che deve fare e si inserisce in un gioco che è quello che ha dato l'allenatore. Difesa alta, pressing, e tutti che partecipano al gioco, non buttano mai via il pallone, partendo dal portiere. E quando gli si dice a italiano, al mister, di giocare un pochettino più bassi, cioè in alcune partite, tipo quella di ieri sera, lui risponde che il gioco che ha in mente è questo. E quindi noi tifosi, noi appassionati, dobbiamo tifare per lo Spezia e tifare per l'italiano, anche se sinceramente vedendo lo Spezia giocare così alto e così coi difensori quasi sulla linea di centrocampo, insomma un po' di ansia la mette, ma fa parte del gioco. E quali giocatori ti hanno sorpreso di più in questo campionato? Ma è stato, diciamo così, che la rosa dello Spezia è inferiore a tantissime squadre di Serie A, però ripeto, il gruppo e il gioco che ha dato l'allenatore permette alla squadra di affrontare ogni partita alla pari. I due Spezzini, Maggiore e Bastoni soprattutto, mi hanno fatto una grandissima impressione e insomma sono molto migliorati, soprattutto il terzino sinistro Bastoni. E invece cosa ne pensi del calcio attuale che estremizza la costruzione dal basso? Perché a molti non piace. Sì, a molti non piace, e quelli di una generazione come può essere la mia di un po' di anni fa non lo capiamo, nel senso che vedere il portiere che fa il passaggino di 2 metri al difensore, poi il difensore gliela ridà, insomma una volta non si poteva fare, la palla doveva uscire fuori dall'aria, però si vede che sono delle direttive che partono da Coverciano al corso allenatori e si propaga nel campionato minore, dalla C alla Serie B fino alla Serie A. Poi se lo fanno quasi tutte le squadre così, si vede che è giusto, penso, che magari buttare la palla in avanti, fare un rinvio, 8 volte su 10 la prendono gli avversari. Allora
si vede che la filosofia è partire dal basso, ma ci vuole la tecnica, ci vuole i piedi buoni e ci vuole la costanza dei giocatori a affrontare queste giocate, che non sono facili, premetto, perché partendo dal basso, con la pressione, il pressing degli avversari, uno può andare in difficoltà. Se però è messo bene col corpo e ha la tecnica dei due piedi, destro e sinistro, è tranquillo. Grazie.